in questi 2 giorni il primo obiettivo insieme a Boccolini e allo staff è quello di riuscire ad allenarci, però chiaramente ricaricando un po' le batterie. In più andiamo ad affrontare una squadra che ha avuto in questa stagione 2 volti, quello iniziale poco soddisfacente per loro, e invece quello della seconda parte della stagione è assolutamente entusiasmante, e infatti vengono da 5 vittorie consecutive. E quindi, come spesso accade, o come è spesso accaduto in questa parte della mia gestione, ci capita un'avversaria in salute. Però, insomma, non vogliamo piangerci addosso e affrontiamo Trento consapevoli di essere cresciuti. E questa è la cosa che, indipendentemente poi dai risultati, mi rende felice. È logico che la partita di mercoledì è un po' figlia della vittoria di domenica a Pistoia. Infatti ero molto contento del successo, indipendentemente da come avevamo giocato, perché era una cosa che sapevo serviva e si è visto poi mercoledì. Poi chiaramente è banale dirlo, ma insomma devo ringraziare i ragazzi perché hanno disputato 2 partite con grande voglia e disponibilità, e questo per me è fondamentale. Quindi li ringrazio. La motivazione secondo me c'è, e secondo me la grande il grande apporto mentale, tattico, soprattutto mentale e tattico da parte dei giocatori italiani. Grandissima prestazione da parte di Polonara e poi Spissu decisivo, secondo me, e decisivo non solo tatticamente, ma anche proprio dal punto di vista anche realizzativo, cosa che io sto spingendo, lo sto spingendo molto da questo punto di vista, perché per me è un attaccante di ottimo livello. E Stefano Gentile, secondo me, è un giocatore che sta diventando importante proprio da questo punto di vista, perché ci dà equilibrio. È un playmaker aggiunto sempre in campo, anche se non gioca da playmaker, perché gioca sempre a fianco o di Jamie o di Marco, però anche è anche vero che poi la palla l'ha gestita a lunghi tratti, l'ha gestita lui. In difesa ci dà più opportunità, può marcare il playmaker o addirittura il numero 3, chiaramente il 2, e quindi da questo punto di vista abbiamo avuto una continuità in campo. Cioè, il papà di Edo Casalone mi ha fatto i complimenti dopo la partita dicendomi di aver azzeccato i cambi. Non è stato, secondo me, così decisivo la tempistica dei cambi, la decisione su chi o chi non mettere, ma è semplicemente perché tutti quelli che sono entrati erano concentrati. E sapevano, hanno saputo dare il loro contributo. Daniele Magro uguale, e approfitto per soffermarmi su 2 giocatori. Uno, Jack De Vecchi, che fino ad oggi è stato determinante sotto determinati aspetti, però conto già da domenica di dargli il giusto spazio, lo spazio che merita anche lui per essere protagonista in campo. E poi Diop, che abbiamo per necessità interne nostre di organizzazione mandato a Cagliari, perché Cagliari sta vivendo un momento particolarmente importante e quindi era giusto che usufruisse delle sue performance. In più, secondo me, in questo momento l'avevo visto un po' avevo, secondo me, percepito un po' che necessita di giocare, quindi secondo me abbiamo fatto la scelta giusta. Però ripeto, gli italiani stanno un po' chiudendo il cerchio. Porta sfiga, perché l'ultima volta avevo fatto gli auguri a Trevis e abbiamo perso, però è anche vero che
era il compleanno di Foray, faccio gli auguri anche a Toto che è un amico e un giocatore che stimo enormemente, ed è poi quello che dici tu, un giocatore capace di ha l'intelligenza secondo me per non andare sotto coi lunghi e per mettere pressione sui piccoli, un giocatore difensivamente secondo me con abilità fuori dal comune. Sì. Kraft, esatto, hanno questa caratteristica, hanno questa coppia di giocatori che sul perimetro, in difesa soprattutto, si fanno sentire, poi non vanno sotto con i lunghi e quindi danno a Maurizio, a Buscaglia, varie possibilità di scelte difensive diverse. Ho un obiettivo da quando sono arrivato qui, poi insomma spesso manifesto quello che penso, altre volte poi me lo dimentico, o magari la parte più importante secondo me del nostro percorso è il migliorare la capacità di, noi siamo molto bravi adesso ad andare dai nostri lunghi, o siamo molto bravi o siamo bravi a gestire la palla con gli esterni. Ecco, secondo me il giorno che riusciamo a mettere insieme le due cose in modo molto armonico, cioè andare dai lunghi anche quando non decidiamo di farlo perché magari il gioco che andiamo a chiamare è prettamente per loro, secondo me diventiamo molto meno prevedibili e secondo me in quel caso dovessimo riuscire appunto a migliorare questo aspetto del nostro gioco, diventiamo imprevedibili e secondo me difficilmente marcabili. Quindi sì, il non giocare per i lunghi o il non decidere di giocare per i lunghi e magari invece alla fine di un gioco che prevede magari più responsabilità agli esterni andare sotto, secondo me diventa un po' la chiave del nostro miglioramento in attacco. La lettura di quello che succede è soprattutto la consapevolezza di continuare a considerare i nostri lunghi. Sai, quando giochi il pick and roll, noi abbiamo giocatori poi con determinate caratteristiche, giochiamo magari per tirare o per trovare un tiro sul perimetro, invece secondo me in determinati aspetti del nostro gioco, anche a, sai, poi quando arrivi a pochi secondi dalla fine dei 24 tendi a chiaramente il giocatore sul perimetro ha questa facilità di crearsi un tiro. Noi invece in quelle situazioni lì dobbiamo anche rischiare di andare sotto a 5-6 secondi dalla fine dei 24, perché secondo me paga, e in più abbiamo i giocatori coinvolti sotto canestro per 24 secondi e soprattutto teniamo la difesa impegnata per 24 secondi anche sotto canestro. Poi noi di solito abbiamo degli schemi che prevedono chiaramente di andare sotto fin dall'inizio, però poi quando la palla torna fuori tendiamo a trovare soluzioni più perimetrali, invece dobbiamo continuare ad andare dentro anche verso la fine dei 24. La concentrazione poi ti porta ad essere anche per certi versi aggressivo, però sì, secondo me la chiave, io devo essere sincero, sono molto contento della prestazione di mercoledì, proprio perché a me piace vedere una squadra che non commette errori grossolani, e mercoledì da questo punto di vista siamo stati veramente molto bravi, abbiamo avuto un livello di concentrazione altissimo per i 40 minuti e da lì poi sono nate tutte queste statistiche, come giustamente dicevi tu Andrea, poche palle perse, come diceva giustamente Giampiero, poche situazioni dove loro hanno fatto canestri facili, nati da errori nostri. Loro quando hanno fatto canestro perché se lo sono meritato, ma non perché noi avevamo commesso ingenuità. Abbiamo difeso molto meglio sul pick and roll e mi sono reso conto di quanto poi alla fine possa essere anche efficace Jack Cooley, giocatore che hanno attaccato secondo me, o che tutti cercano di attaccare, anche per chiaramente per ovvi motivi, perché insomma magari per cercare di fargli commettere qualche fallo, di stancarlo, insomma ci sono più le motivazioni che spingono la squadra avversaria a attaccare il nostro Jack. Lui è stato molto bravo, l'abbiamo protetto, diciamo che stiamo costruendo un po' questa sorta di filosofia difensiva dove
cerchiamo di proteggerlo, però è anche vero che lui sta dando molto di più di quanto mi aspettassi, soprattutto appunto in difesa su pick and roll. Grazie a voi, ci vediamo domenica.